desidero esprimere la mia paterna vicinanza al popolo ruandese, incoraggiandolo a continuare con determinazione e speranza il processo di riconciliazione che ha già manifestato i suoi frutti e l'impegno di ricostruzione umana e spirituale del paese. Le parole di Papa Francesco all'Angelus sono state il preludio alle celebrazioni iniziate in Ruanda per ricordare i 20 anni dal genocidio nel quale morirono più di 800.000 persone, appartenenti soprattutto alla minoranza Tutsi. In soli 100 giorni, tanto durò il massacro, le violenze e le atrocità commesse anche a colpi di macete dagli estremisti Hutu segnarono la vita e il futuro di quel paese. Ad accendere la rabbia omicida e l'abbattimento dell'aereo sul quale viaggiava il presidente ruandese. Furono 2 milioni i profughi, vennero distrutte migliaia di case e di chiese. Pesante fu il silenzio della comunità internazionale. Il segretario generale dell'ONU, Ban Ki-moon, in questi giorni ha detto di provare ancora vergogna perché si poteva fare di più. Monsignor Smaragde Mbonitenge, presidente della Conferenza Episcopale del Ruanda. Resta una esperienza profonda, dura, ma anche interessante per chi vuole costruire il futuro. Perché abbiamo, anche con la sofferenza, si può sempre imparare qualcosa di più. Erano i cristiani a partecipare al genocidio. E quindi è una sconfitta. Allora, questo ci permette, ci ha permesso, anche con questa sofferenza, di ripensare a come vivere il nostro cristianesimo adesso. Quindi è stata un'esperienza dura, penosa, con tante ferite, ma anche la Chiesa, come ogni cristiano, siamo chiamati a rivedere la nostra fede cristiana. In visita ad Limina i vescovi ruandesi hanno incontrato Papa Francesco che nel discorso consegnato li ha esortati a perseverare nel cammino di riconciliazione e ad essere una chiesa in uscita che promuove iniziative per favorire la ricostruzione. Molto è stato fatto su questo fronte e nei tribunali popolari tanti hanno chiesto perdono. Un percorso difficile ma che oggi vede i suoi frutti. Era duro all'inizio di poter mettere assieme la vittima del genocidio o quello che l'ha commesso, che non è ancora punito, o quello che ha vissuto nella vicinanza dei genocidari. Era difficile da realizzare. Adesso c'è un programma nazionale che si chiama Sono Ruandese. Puoi dire non sono Hutu, non sono Tutsi, sono Ruandese. E questo ci piace come Chiesa cattolica. Sono cristiano, io lo dico così. E un cristiano sente che deve vivere bene con il suo vicinissimo, non è che sia Hutu, non è che sia Tutsi. E questa è la realtà che viviamo e viviamo con molta speranza.